Assessore, l'importanza di iniziative come queste qual è per Milano, per lo sport milanese? Questa corsa in particolare, ma tutte le corse che facciamo nella nostra città, servono per promuovere lo sport a ogni livello, è il cosiddetto sport per tutti, tutti possono partecipare a queste corse che sono cronometrate ma non sono competitive e quindi sono aperte a chiunque voglia anche solo iniziare a correre, fanno scoprire parti della città che spesso non conosciamo e sono un momento di condivisione del tempo libero anche con i cittadini che non partecipano alla corsa e questo è un tema su cui io voglio molto insistere. Perché i milanesi devono capire che la gente che corre porta entusiasmo, energie e voglia di sport e di tempo libero e i cittadini devono aiutarli condividendo anche con gli sportivi questo momento, accettando anche magari qualche limitazione nel traffico. Cosa bisogna una città di Milano per uno sport più partecipato e quindi per aumentare l'accessibilità allo sport a tutti i cittadini? Sono tantissime le iniziative che vorremmo predisporre, vogliamo sicuramente rendere degli impianti più accessibili a tutti e quindi ci impegneremo affinché questo sia possibile, vogliamo promuovere lo sport per esempio nelle scuole, abbiamo avuto un incontro con le ragazze del calcio, col calcio femminile e con loro stiamo studiando un progetto di promozione del calcio femminile nelle scuole, quindi vogliamo fare tanti interventi a ogni livello in modo da accontentare il più possibile lo sport nei parchi, mettere delle attrezzature nei parchi, idonee per tutti quelli che vogliono praticare attività fisica. Ultima domanda, ipotesi di Olimpiadi a Milano, lei cosa ne penserebbe? Allora c'è un problema tecnico-giuridico che secondo me è insormontabile, nel senso che non è possibile sostituire Milano a Roma per il 2024. Se vincesse una città europea come vincerà per il 2024 non sarebbe possibile candidarne un'altra per il 2028, si parlerebbe del 2032, come dice il nostro sindaco, è improponibile che nel 2016 oggi si possa pensare a una candidatura di questo genere.